E ciao a tutti ragazzi e bentrovati in questo nuovo video. Siamo tornati oggi su WWE Supercard. Nello scorso video abbiamo considerato i vari scenari che ci saranno appunto ipoteticamente nella prossima stagione, ovvero un reset totale del gioco, quindi si ricomincia completamente da capo tutti quanti, oppure si andrà ancora avanti con altri nuovi livelli del deck. In questo caso però andiamo a considerare soltanto il secondo caso, ovvero che andremo avanti con altri tre nuovi livelli fin dall'inizio della quinta stagione e poi su ancora, quindi si andrà ancora e ancora avanti. Considerando questo appunto, e adesso che sto registrando questo video siamo comunque ad agosto, siamo comunque verso la fine dell'estate ovviamente, quindi cosa succede? Siamo comunque in dirittura d'arrivo della fine della quarta stagione, quindi dobbiamo essere pronti, preparati per affrontare appunto una prossima stagione dove andremo appunto avanti nei prossimi livelli. In questo caso siamo qua a livello colosso, abbiamo comunque ancora tempo per arrivare a livello colosso più e andare ancora più in alto possibile. Queste sono le nostre 8 carte più potenti. Andiamo a vedere, comunque abbiamo ottenuto anche Mickey James dalla scorsa Camera di Fusione. Ottima carta, perché una diva ragazzi è sempre buona. Una priorità alle dive ragazzi è sempre la miglior cosa in questo gioco. Molto molto bene. Spero comunque di ottenere anche la seconda fra circa un giorno e 4 ore, che si sbloccherà appunto la prossima Camera di Fusione e faremo appunto Mickey James Pro. Ragazzi, un like fin da subito, ragazzi, se troviamo Mickey James domani, porca miseria, qui si spacca Supercard, beh davvero. Ad ogni modo ragazzi, in questo video andremo comunque più che altro a chiacchierare, a parlare su come riuscire a progredire nel gioco, sia per i giocatori più piccoli, sia comunque per i veterani, quindi nel modo molto più semplice per progredire, un po' come faccio io, nel senso, nel modo meno stressante possibile, perché è importante arrivare in finale stagione con un deck completamente al 100%. Sia per i colossi, sia per i titani, sia per i mostri, per comunque anche i livelli più bassi. E comunque, se avete visto anche l'anno scorso, comunque i giocatori anche di livello basso, il gioco comunque li ha abbastanza spinti per arrivare nei deck più alti. Consideriamo comunque anche qua la Ring Domination che c'è stata questa settimana, che finirà appunto questa sera. Io non sto combattendo per Becky Lynch, non mi interessa, perché tanto ho preso soltanto la carta per estrema 34 e la carta di Sheamus ragazzi, importante, comunque carta colosso. E non mi vado a prendere Becky Lynch, perché tanto non l'ho fatta pro, non l'ho presa dalla rottura, quindi non ho bisogno di farla pro qua. E comunque Sheamus, questo Sheamus, se non vado errato, è già stato presente in un vecchio evento, anzi nel primo evento Rottoglory del deck colosso. Quindi praticamente chi ha preso quello Sheamus là, il gioco in questo caso proprio te lo regala, te l'ha messo proprio in mano, tiè, prendi questo Sheamus e fallo pro. Quindi raga, si vede che comunque il gioco ci sta cercando di aiutare, quindi questo potrebbe essere già un segnale che la stagione 4 non si concluderà con un reset totale, ma si andrà ancora avanti, altrimenti non avrebbe senso cercare di potenziarci ancora il deck, no? Quindi vediamo un po', consideriamo che questo fatto, che questo Sheamus è praticamente una pro regalata dal gioco, come è già successo anche comunque nell'anno passato e negli anni passati, anche attraverso bonus login e quant'altro, il gioco comunque regala delle carte pro proprio così, Quindi bene, bene, bene. Ad ogni modo poi, un metodo comunque che è molto OP per salire di livello è ovviamente giocare in squadra. La squadra consente comunque di giocare 3 eventi, tra cui Battleground che è formidabile, la Ring Domination che è forse l'evento più OP del gioco per quanto riguarda il team, e poi c'è anche la Rottoglory, che comunque se non avete voglia, vi stressa troppo di giocare la Rottoglory in singolo, come me per l'evento l'ultimo non l'ho giocata e mi sono appunto messo a giocare la Money in the Bank. E arrivando appunto adesso a questo punto, credo di essere sui 15.000 contratti, vediamo, sì, 15.000 contratti, cioè comunque devi arrivare intorno a 45.000 per poter prendere la carta evento pro. Non so se riuscirò a prendere questa qui, di questa Money in the Bank, ma forse della prossima sì, dai, vediamo un po'. E quindi dicevo comunque, se non avete carte che vi possano stuzzicare l'appetito in Rottoglory, ragazzi, potete anche tralasciarli. Io a questo punto faccio così perché tanto mi stressa la vita. Rottoglory veramente non la gioco se non ho almeno, in questo caso però 429 crediti, prossima settimana sicuramente arriveremo forse a 600 crediti. Quindi 600 crediti ragazzuoli, sono 75 raddoppiatori fin da subito buoni, gratuiti, quindi OP. Prossima ce la giochiamo allora, soltanto per questo. Altrimenti non ne vale neanche troppo la pena se non ci sono carte che comunque ci possano interessare. Per fare comunque un gioco semplice, proprio basilare, a questo considerando questo, perché altrimenti se dobbiamo competere veramente nel gioco, facciamo tutti quanti gli eventi e a quel punto addio vita sociale, ma insomma vabbè. Ad ogni modo, comunque dicevo, consideriamo comunque il team, perché giocare in squadra è veramente la cosa più forte che c'è nel gioco. In primis perché non importa essere di livello massimo, se le vostre prime 2 carte wrestler e la vostra prima carta diva sono anche colosso, comunque anche se voi siete wrestler 34, ma le vostre prime 3 carte appunto sono colosso,
globalmente nel team arrivate comunque, se tutti quanti hanno le carte colosso nel team appunto, e in media il team sarà già classificato come deck colosso. Quindi ragazzi, in team battleground andrete comunque a competere per carte del vostro livello. Qualora andrete comunque a vincerlo in un pochettino di platino, c'è la possibilità appunto di prendere una carta colosso. E poi ci sono comunque carte dell'estremità 34 e anche carte di titano che ancora possono servire. Quindi consideriamo poi, come ho detto prima, l'evento OP, ovvero la team Ring Domination. In squadra ragazzi, Team Ring Domination, cominciamo subito dalla carta quella speciale, quell'evento. E una volta presa appunto la carta dell'evento, possiamo a piacimento regredire di livello del deck in squadra per prendere appunto la carta WrestleMania, la carta Titano e il suo sotto ancora, insomma, se c'è la possibilità di prenderle, perché no. E poi la rottura ragazzi, single player, come ho detto prima, è stressante, è lunga, ci vuole davvero tanto. Se volete poi farla anche in modalità eroica, quindi i soldi dovranno per forza uscire dalle tasche. Però ragazzi, in team una Road to Glory potenzialmente è semplicissima, perché se tutti quanti e 10 giocatori giocano la team Road to Glory, a quel punto è molto molto semplice arrivare fino in fondo tranquillamente. Il team fa risparmiare molto molto tempo. Altra cosa ragazzuoli, comunque Ring Domination, altra cosa molto importante, perché comunque questo evento, comunque avete visto, vi consente comunque di arrivare a prendere delle carte molto potenti. Se non siete di livello colosso ma siete di livello inferiore, comunque il gioco vi darà la possibilità di prendere la carta del vostro livello inferiore, carte del vostro livello e anche quella superiore, come abbiamo sempre detto, abbiamo sempre considerato questo fatto, quindi molto molto buono. In questo caso ragazzuoli, per chi era WrestleMania 34 sarebbe preso appunto la Titano, WrestleMania di Pidun e la carta Shimus del prossimo livello. E qualora appunto avete preso anche rotto con la riscorsa, è una pro. Il One Ring Domination piace fare in questo modo, utilizzare 5€, ovvero un pacchetto da 4,99 con 600 crediti, per appunto andare a prendermi 75 raddoppiatori che bastano e avanzano per prendere almeno nel giro di neanche forse 2 giorni, in un giorno e mezzo neanche, almeno 2 carte dell'evento. Io più che altro ho sempre fatto in questo modo, di solito prendo la mia prima carta normalmente, poi uso 600 crediti per prendere le altre 2 speciali, ovvero la Colosso e la Colosso speciale, come avevo fatto anche nella scorsa con AJ Styles. E nel giro di 2 giorni tranquillamente vi prendete queste 2 carte soltanto con 5€. 5 euro ogni 3 settimane ragazzi, si possono anche spendere, cioè tranquillamente, non è una spesa così grande, quindi penso se lo possa permettere chiunque ad ogni modo, quindi semplice anche in questo fatto. E poi comunque la Ring Domination si può finire tranquillamente 3 carte anche senza shoppare, tranquillamente, è semplicissima raga, fidatevi. Ad ogni modo ragazzi, scrivetemi anche qua sotto nei commenti i vostri consigli comunque per tutta quanta la community. Sicuramente voi come me farete la stessa cosa, o magari la fate diversamente, la fate a modo vostro. Quindi scrivetemi qua sotto nei commenti qual è anche il vostro metodo comunque per progredire nel gioco nel modo più semplice possibile comunque. Consideriamo comunque anche la Money in the Bank ragazzi. La Money in the Bank è semplice da fare, serve soltanto tempo, serve soltanto del tempo. Una volta arrivati appunto ai punti necessari, io consiglio sempre di arrivare comunque ai punti massimi per prendere appunto la carta evento, perché non ha senso di arrivare per esempio a 15.000 punti e prendersi Carmella in questo caso. Potete appunto prendervi Carmella se ci avete pro, va bene, ma una carta colosso pro di questo calibro è molto più potente di una Carmella, anche se è comunque una diva. Ma se non volete prendere questa, magari aspettate la prossima, come sto facendo io, perché sicuramente non ce la farò a prendere questa, prenderò la prossima e prenderò appunto l'ipotetica diva, ci sarà. Per quanto riguarda la Last Man Standing, ci sarà appunto questa settimana. Oggi abbiamo già fatto un video a parte soltanto parlando di quella, quindi comunque io adesso questi 429 crediti che vedete cercherò proprio di non usarli in questa Last Man Standing, e giocherò allo stesso modo come ho fatto anche nelle scorse due, dove abbiamo appunto preso le 2 carte Ric Flair e Roman Reigns, arrivando in classifica almeno per prenderci questa carta, perché comunque sicuramente già con una carta anche su posizione 6000 come abbiamo preso lui, sicuramente andremo a sostituire questo Shawn Michael e a progredire ancora nel gioco, andremo ancora avanti. Ora ovviamente per chi vuole arrivare in top 10, in top 100, ma anche in top 1000, sicuramente qualche soldo deve uscire dalla tasca, ma quello proprio 100%, però chi non vuole shoppare appunto, utilizzando appunto i pacchetti, quelli gratuiti, dove ti danno le carte speciali almeno 2 ogni 4 ore, quindi buono, una carta speciale rivela e blocca, e con quelle soltanto riusciremo comunque ad arrivare ad almeno ad arene alte. Ricordiamo comunque l'arena 47 è quella di checkpoint, arrivate a quella la strada si rifà già più semplice, però ci arriveremo intorno al terzo giorno, quarto, quindi raga, l'obiettivo è comunque arrivare in una posizione papabile per prendersi almeno la carta dell'evento. In questo caso io sono arrivato intorno sempre a 6000, quindi la carta non è al suo potenziale massimo, però è comunque molto potente e ci sta senza shoppare, quindi va bene raga. Dimmi comunque anche la vostra, qual è il vostro gioco qui in Last Man Standing, come considerate le vostre scelte insomma.
E a questo punto, raga, arrivano i dislike per questo video, perché andiamo qua nelle carte combinabili. Faccio vedere, comunque abbiamo ovviamente questo Drew McIntyre, perché ha visto l'immagine che ho lasciato su Instagram. Drew McIntyre, ritorniamo appunto di prima, questa carta qui l'abbiamo ottenuta nel team Ring Domination. Quindi buono, l'altra l'ho presa come reset, come secondo reset del giorno, e abbiamo una pro. Se io non avevo un team che non giocavo, quant'altro, questa carta qui adesso non era neanche pro, quindi devo anche ringraziare il team, ragazzi. Bene così, bene così. L'abbiamo bloccata, quanti match gli mancano? Siamo metà più o meno, anche di qua, ok. Spero di portare a livello pro prima della Last Man Standing, quindi comunque c'è ancora da farsi. Oggi è domenica, domani ci sarà la Ring Domination squadra, quindi chissà. Magari un'altra pro? Interessante. Vediamo comunque, dai. Andiamo comunque qua in WrestleMania 34. Abbiamo Jason Jordan, che abbiamo ottenuto dallo scorso pacchetto platino, scorso video. L'altro invece l'ho trovato nella Ring Domination. Quindi andiamo ad allenarci. Per allenare le carte più potenti, io alleno sempre le carte più deboli. Ovvero, quando vado in draft board a pescare le carte, tutte quelle che arrivo a prendere fino a 300, quindi il gioco mi dice ha raggiunto il massimo, quelle carte lì le do in tributo a carte minori. Per esempio adesso sto allenando più che altro le carte mostro. Quando arrivo al massimo di livello carte mostro, quelle saranno quelle da dare in tributo alle carte più potenti. Mi daranno più punti esperienza, più livelli, con meno carte. Quindi meno spreco di tempo, ed è molto meglio così. A questo punto, ragazzuoli, andiamo a mettere anche i gettoni a Jason Jordan. Forza e resistenza, andiamo a buildarlo in questo modo. Io Jason Jordan, ragazzi, c'ho un amore per quando ero in SummerSlam 17, perché era la carta nel primo evento e lui fu la nostra freebie. Quindi bene, subito dopo una settimana, subito una pro SummerSlam 17 al rilascio del deck praticamente. Forza e resistenza, un fermo gettone, ragazzi. E a questo punto, ragazzi, tanti di voi non vedranno di buon occhio quello che sto per fare. Combina carta, boom, sì. Andiamo a combinare questa carta per WrestleMania 34 senza farli giocare gli incontri. Stella oro, perché comunque il gioco considera pro perfetta questa carta, ma non al massimo del suo potenziale. Questo perché non ha giocato gli incontri, i 40 la prima carta e gli altri 40 la seconda carta. Ma andiamo comunque a fare una pro di questa carta qui, come ho già fatto anche altre pro. Per esempio anche la pro di lui, la pro di Bidun, la pro di Shelton Benjamin, e in questo caso abbiamo fatto anche la pro di Jason Jordan, ma credo abbia fatto anche la pro in questo modo anche di Triple H. Questo potevo anche un po' risparmiare, perché Triple H è forte, però vabbè, non importa, forse anche di Chris Jericho, non mi ricordo, però vabbè. A questo punto andiamo qua su Jason Jordan e andiamo ad allenarlo pure lui fino al 100%. Diamogli lui non basta, vero? 61, andiamo a quelle mostro. Ok, andiamo un idiotami, vai, a caso, boom. Recati per due livelli, ma va bene così. Poi lo builderemo in futuro, perché i gettoni qui sono più complicati. Però vabbè, tanto blocchiamoli. Faccio vedere che comunque queste carte qui le sto facendo perché sto provando a utilizzare una tecnica in questo modo. Andiamo a considerare le nostre 8 carte più potenti del deck. Queste saranno appunto le carte che ci consentiranno di arrivare fino al livello massimo. Siamo tutti d'accordo. Per quanto riguarda invece gli altri deck, Ring Domination, questo deck qua, ragazzi, non lo considero più di tanto perché non voglio essere competitivo in Ring Domination, perché abbiamo visto anche in uno scorso video come affrontare una Ring Domination nel modo più semplice possibile. Questo deck ovviamente non lo utilizzo. Utilizzo deck più deboli e poi questo lo utilizzo appunto per andare a spacchettare. Comunque vi lascio il video in descrizione qualora non l'avete visto. Qua in rotocolore, ragazzi, andiamo a autoriempire. Siamo colossi! Buono, siamo colossi. Quindi forse raga, la prossima me la gioco, se abbiamo 600 crediti, quindi gratuitamente mi prendo anche 75 raddoppiatori e me la gioco. Così bene. A deck colosso arriveremo forse, a prenderci la carta colosso senza troppi problemi, almeno a metà ce l'arriveremo anche a 3 punti, bene dai. Quindi ragazzi, consideriamo le nostre prime 8 carte della top 8 come carte quelle che mi servono appunto per andare avanti nel gioco, e se qualora andrò a fare una pro, in questo caso se trovassi per esempio una pro fusione WrestleMania 34, che posso farla appunto, andrò a farla perché mi andrà a potenziare il deck, quello delle 8 carte per esempio. In questo caso però aspetterò tanto di fare quella di Drew McIntyre e basta. Le altre carte che andranno soltanto a potenziare però il deck, questo della Road to Glory, quindi a darmi supporto in tutti questi altri eventi, le farò senza allenare i match, tanto
consideriamo comunque che le carte Vestrime 34 nel lungo periodo andranno comunque ad estinguersi, saranno destinate a scomparire da questi deck, quindi dovranno dare posto alle Colosso e Colosso Pro. Quindi raga, a questo punto direi comunque di fare in questo modo, utilizzare questa tecnica. Tanti di voi sicuramente non saranno d'accordo con questo fatto, ma va bene così comunque. Voglio provare anche questa tecnica, voglio provare in questo modo perché mi consente comunque di progredire nel gioco, forse nel minor tempo possibile. A questo punto ragazzi, concludo qua questo video, andrò a giocarmi questa Battleground perché vedo una situazione molto seria. 7.000-5.000, ok, mi giocherò tutti i match e speriamo comunque di arrivare a... Ragazzi, dobbiamo perdere, speriamo di arrivare almeno a 10.000, se no dobbiamo per forza vincere. Quindi ragazzuoli, concludiamo qua questo video, scrivetemi qua sotto nei commenti anche le vostre esperienze su Supercard, giusto per dare una mano a tutta quanta la community, ecco. Quindi vostre esperienze, vostri metodi per progredire nel gioco e quant'altro, se siete d'accordo con me o magari conoscete anche altri metodi, scrivetemi qua sotto nei commenti perché fa sempre comodo comunque sapere tante cose. E sicuramente anche tante cose magari mi consigliate voi, io non le so ancora. E quindi bene ragazzi, bene, bene, bene. Come al solito ragazzi, questo video vi è piaciuto, lasciare tanti, tanti like, seguitemi anche su Instagram, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, noi ci vediamo in un prossimo video, ciao a tutti ragazzi!